Ciao, buongiorno e bentornati e bentornate a questo nostro appuntamento sul mio canale YouTube. Benvenuti a quelli invece che è la prima volta che vedono un mio video. Voglio ricordarvi che potete iscrivervi al mio canale YouTube e attivando la campanella potete essere sempre aggiornati quando io pubblico i miei video. Vi arriverà una notifica che vi avvertirà. Siamo a settembre inoltrato, l'estate sta finendo, inizia un po' la temperatura fresca. Inizia un po' il momento di restare sotto le coperte. Oggi vi voglio parlare di come rendere un rapporto più intimo oppure come ravvivarlo, perché potete essere nella situazione in cui siete in un rapporto nuovo, in cui vi state conoscendo, in cui fate fatica a lasciarvi andare nei momenti intimi, oppure potete essere in una relazione da molto, molto tempo e sentite che vi state un po' allontanando. Ecco, vi dirò alcuni piccoli trucchi per creare più intimità sia in un caso che nell'altro. La prima cosa che potete fare è masturbarvi. Ecco, non sto dicendo che ognuno si masturbi per conto suo. L'eccitazione sessuale non è sempre sincronizzata fra due persone. A volte il desiderio non coincide per entrambi i partner, per cui uno dei due potrebbe sentirsi sessualmente frustrato e l'altro magari può sentirsi di doverlo assecondare anche contro voglia. Un modo per creare un rapporto più intimo potrebbe essere proprio quello di masturbarsi uno di fronte all'altra, senza provare disagio, senza vergognarsi. È un ottimo modo per liberarsi dalla frustrazione sessuale, sapendo che comunque al partner fa piacere perché crea una grande eccitazione vedere il nostro partner che si masturba davanti a noi e può addirittura spingerlo a partecipare attivamente, per cui da lì nasce e scaturisce un po' di tutto. Un altro modo per cementare il rapporto, per creare intimità, è parlare delle proprie emozioni, parlare delle proprie emozioni a letto. Qualcuno di voi può pensare che può uccidere la passione, ma non è così. La comunicazione è fondamentale sempre e per avere rapporti soddisfacenti, fare due chiacchiere dopo l'attività sessuale, coccolarsi sotto le lenzuola, restare abbracciati, farsi delle confidenze è un modo per aprirsi al partner e per rafforzare, per cementare il rapporto. Inoltre, insomma, restare lì a coccolarsi dopo il rapporto crea un'atmosfera rilassata e vi dà modo di parlare dei vostri gusti, di esprimere i vostri gusti sia dentro che fuori dalle lenzuola, per cui crea un'intimità maggiore e mette a suo agio le persone. Poi, so che vi racconto e vi spiego tante posizioni, però partite dalle cose semplici. Partite dalle posizioni più basiche, perché spesso il voler complicare le cose mette anche un po' in imbarazzo, per cui magari lasciate le posizioni più complicate, per un momento in cui si è, più affiatati, in cui si è più,
cementati come coppia. Anche perché, insomma, parliamoci chiaro, chi preferisce rimanere appoggiato in piedi al muro in posizioni assurde, invece di stare comodamente steso a letto. Ecco, partite dalle cose basiche che creano più intimità. Ad esempio, il missionario, la classica posizione del missionario, include baci e intimità che aiutano nelle coppie nuove anche nel ritrovare un'intimità magari un po' persa. Un'altra cosa che potete fare è usare un lubrificante. Molti di voi penseranno che il lubrificante si usa sia necessario solo in casi di secchezza. Sì, sicuramente in questi casi aiuta ed è quasi indispensabile, ma c'è anche un'altra cosa da dire: il gel lubrificante comunque aumenta il piacere, migliora l'esperienza sessuale. I gel lubrificanti, ce ne sono di vari gusti, di vari modelli, possono darvi delle sensazioni sia di temperatura che al tatto, hanno aromi diversi, per cui dal sesso orale ai preliminari fino al rapporto stesso, un gel lubrificante può contribuire, a far provare piacere ad entrambi, anche, giocando con questo. E sempre parlando di giocare, ci si può anche un po' spingere oltre per ravvivare un rapporto, perché non c'è nulla di strano a rendere l'atmosfera un po' più spinta, e questo non significa che dovete legarvi al soffitto o fare cose strane, ma con l'aiuto dei sex toy, ce ne sono di infiniti marche, infiniti modelli, potete scegliere quello che volete, dagli anelli per il pene ai vibratori, sono veramente tantissimi, poi magari ne parleremo in un altro video, ma potete con questi dare quella sorta di pizzico di pepe al rapporto e uscire un po' dagli schemi. Non limitatevi ad usare gli oggetti, ma sussurrate all'orecchio al partner i vostri desideri, coinvolgetelo nel gioco, vedrete che aiuta sicuramente a creare intimità tra i partner, sia che il rapporto sia nuovo, per cui sia tutto da scoprire, nonostante la passione magari sia travolgente e non si riesca a restare con i vestiti addosso, sia quando un rapporto è più maturo, diciamo, è più prolungato nel tempo, per cui magari dopo tanti anni che si è insieme, a volte si spegne un po' quella miccia e bisogna un po' ravvivare il rapporto, per cui sia in un caso che nell'altro questi consigli vi possono aiutare. Vi ricordo che se volete prenotare una consulenza con me per approfondire tutto quello che si può fare anche in questo caso, per cui per una coppia nuova o per ravvivare un rapporto, trovate sotto questo video i riferimenti per potermi contattare per prenotare una consulenza. Nel frattempo, aspetto i vostri commenti e le vostre considerazioni sui consigli che vi ho dato. Provate e ditemi come vi siete trovati. Vi do un grande bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!